video di questa sera, facendo una parentesi fondamentale, in quanto ci stiamo avviando verso la riproduzione, è la fase più importante per la vita di un canarino, e in questo gruppo, sul mio profilo e su YouTube, io pubblicherò ovviamente quello che facciamo noi nel nostro allevamento. Allora volevo fare una precisazione proprio per quanto riguarda questa cosa. I profili di Facebook, che molti sottovalutano, sono dei profili privati, cioè vanno visti come delle case. Quindi quando voi o io entrate nel mio profilo, io entro nel vostro profilo, stiamo entrando in qualcosa di privato di qualcuno che ci apre il suo mondo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Entrare nel profilo di questa persona, guardare, ascoltare, se è il caso eventualmente rispondere, ma non utilizzare modi arroganti o frasi offensive. Ecco, quindi noi siamo qua per proporre i nostri metodi. Il mio metodo significa che io utilizzo questi prodotti, quindi sottolineiamo che io da questo momento in poi, per tutta la fase della riproduzione, elencherò dei prodotti che utilizzo facendo dei nomi sia delle ditte sia eventualmente dove li potete reperire. Ripeto, questo è un profilo mio privato dove io sono libero di pubblicare e fare i nomi di ciò che voglio, poi ognuno prenderà spunto se vuole utilizzare o meno questi metodi o questi prodotti, però vi pregherei di non rispondere durante tutta la fase della riproduzione, innanzitutto con frasi offensive e poi proponendo metodi alternativi, in quanto ripeto, questo è il mio metodo. I metodi alternativi, se li avete, ve li potete fare per voi o li potete condividere tranquillamente sui vostri profili. Ecco, quindi passeremo questa sera a farvi vedere innanzitutto la pastonata, che serve per la preparazione dei maschi, e poi nel secondo video, saranno tre video un po' lunghetti perché parliamo di diverse cose, quindi nel secondo video vedrete poi la raccolta delle feci, come va effettuata. Circa un mese, che serve per preparare i maschi, quindi per farli entrare in estro, per farli poi, per essere certi, diciamo, che durante la riproduzione le uova siano piene. Il nostro metodo è totalmente naturale, non utilizziamo vitamina E, in quanto la vitamina E è contenuta nel nostro olio che metteremo nella bastonata, anzi io non l'ho scritto nelle istruzioni, ma è proprio un olio, il nostro, che è proprio ricchissimo di vitamina E, quindi chi lo utilizza può fare a meno della vitamina E se utilizza questo olio. Inoltre è un olio che, oltre a essere antibatterico, antimicotico e antisettico, ha anche un forte effetto stimolante se utilizzato, diciamo, con costanza per questa preparazione. Utilizzeremo poi il peperoncino piccante in polvere. È necessario che sia piccante, altrimenti non ha effetto. Poi utilizzeremo aglio e zenzero.
Adesso passeremo alla preparazione. Iniziamo quindi a mettere l'aglio in un frullatore. Abbiamo circa, noi qua già pesato, 50 g di aglio. Faremo prima l'aglio e poi lo zenzero, quindi faremo due frullate, diciamo così. Quindi metteremo i 50 g di aglio, poi andiamo a pesare mezzo chilo di pastroncino secco. In questo caso noi utilizziamo il Lus 20, che si presta molto bene a questa preparazione. Mettiamo il pastroncino, quindi mezzo chilo, nel frullatore. Poi uniremo 10 g del mio fieno, che fa parte anche questo delle ricette, che ha anche un potere antimicotico, antibatterico, antisettico, e quindi andremo anche a rinforzare il sistema immunitario anche con questa aggiunta. Ne metteremo quindi, scusate, 5 g, ne metteremo 10 g in un chilo. Facciamo una gelatina con le mani e andiamo ad aggiungere 5 g, perché è mezzo chilo, metteremo 5 g di peperoncino piccante. Andiamo sempre a muovere un pochettino. E infine aggiungeremo il mio olio. Metteremo 10 g del mio olio. Questo c'è qua sotto, c'è una bilancia anche se non si vede, quindi metteremo 10 g del mio olio. Chiudiamo il frullatore e andiamo a frullare a intermittenza. Quindi ecco, abbiamo la prima parte pronta. Come potete vedere, è un pastoncino, vedete che se noi premiamo ha un'umidità, ma non è eccessivamente umido, e quindi poi può restare a disposizione anche questo, anche per 24 ore. Adesso andiamo a prendere lo zenzero, che abbiamo già pesato, sempre 50 g di zenzero. Lo mettiamo spezzandolo quindi nel frullatore. Poi in base al frullatore che avete lo potete tagliare anche a pezzi più piccoli, senza sbucciarlo, perché noi non lo sbucciamo, insomma, poi se volete lo potete anche sbucciare, non è un problema. Mettiamo sempre mezzo chilo di pastroncino secco, l'altro mezzo chilo, ne abbiamo pesato un chilo. Andiamo a unire sempre come prima 5 g di fieno, 5 g di peperoncino, e sempre 10 g di olio. Andiamo a frullare con l'intermittenza. E praticamente la nostra bastonata ecco, è pronta. È una pastonata piuttosto secca rispetto alle solite, ha un forte odore, sia perché sia l'olio, sia l'aglio, sia lo zenzero provocano quindi un forte odore, e anche il fieno. E poi a questa pastonata andremo semplicemente ad unire un po' di semi
il girasole nitro, anche questi serviranno a renderla più appetibile, potete mettere magari anche qualche altro seme. Io vi consiglio il girasole durante la riproduzione perché è un seme eccezionale. Poi questi che produce l'amico Gianni sono veramente, Gianni Cassetta, sono eccezionali perché sono veramente veramente piccoli. Ecco, questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto. Ed è la pastonata che andremo a somministrare, se andate a vedere nella tabella, a giorni alterni per circa un mese. Questa è una pastonata che sicuramente preparerà i maschi, li farà entrare in estro perché è una pastonata molto forte con ingredienti eccitanti. Da domani anche alzeremo il fotoperiodo, quindi inizieremo ad aumentare le giornate e di questo poi ve ne parleremo nel video di domani. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, come vi ho promesso vi faremo vedere il video che riguarda la raccolta delle feci che andremo a fare in vista delle cove, quindi per fare le analisi e accertarci che non ci siano malattie in corso. Questo è l'unico modo per sapere se ci sono malattie nell'allevamento, grave o meno grave, poi lo stabiliranno gli esami e quindi poi approcciarci casomai ad una terapia. Chiedo scusa se come sottofondo sentite canarini, ma questo video va fatto per forza in allevamento proprio per farvi vedere come si deve fare questa raccolta. Innanzitutto abbiamo messo, vedete, abbiamo preparato due polie elette, una è qua e una è sulla destra. Questa polie di qua contiene le femmine, la polie eletta di qua contiene i maschi. Sono gabbie da 120 cm. Se non si vede, quindi noi abbiamo mischiato tra di loro tutte le razze che abbiamo, preso 2-3 femmine e 2-3 maschi per ogni razza e le abbiamo mischiati in queste gabbie in modo da avere una raccolta completa delle feci senza andare a prendere razza per razza nelle gabbie. Abbiamo cercato di prendere sia i canarini sani sia quelli che magari possono sembrare un po' meno sani, ce ne sono pochi, quindi vi consiglio soprattutto di inserire in questi prelievi i canarini che non vi sembrano che siano tanto bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la carta stagnola, la carta d'alluminio, e la cosa più importante è che dovete indossare dei guanti, perché se fate questa operazione a mani nude contaminerete anche il foglio di alluminio. Allora, la cosa importante, quando voi tirate l'alluminio, vedete, ha un verso, quindi la carta non va messa dal verso da dove esce, cioè da questo di sopra, ma va girata e quindi messa da quest'altra parte, che poi è la parte che viene a contatto con gli alimenti. Quindi andiamo a foderare il vassoio. Questo è molto importante perché va fatto in questo modo. Questa è la parte migliore, diciamo, che è quella che poi, ripeto, va a contatto con gli alimenti quando cucinate. Quindi ecco, una volta che abbiamo messo questa carta, andiamo a mettere poi la griglia. Poi andremo a mettere ovviamente il cassetto sotto la gabbia. Ecco, la cosa importante è che questa operazione noi non la faremo oggi pomeriggio, sono più o meno le 5, ma la faremo domani mattina, sta per iniziare il tramonto. Noi faremo questa operazione domani mattina alle 8, la raccolta va fatta dalle 8
fino al tramonto, che per noi è più o meno alle 17. Quindi faremo domani il video, domani pomeriggio, il video proprio sulla raccolta, e metteremo questo vassoio che abbiamo preparato, quindi domani mattina fino a domani alle 17. Poi la raccolta domani la dovremo vedere, basterà prendere un contenitore di questi, un contenitore sterile ovviamente per la raccolta delle feci umane, e quindi poi quella palettina che è all'interno domani vi farò vedere come effettuare la raccolta. Poi per quanto riguarda, in tanti mi hanno chiesto dove spedire questi campioni, purtroppo io non posso aiutarvi su questo, dovete rivolgervi alle vostre associazioni o magari chiamare il FOI e farvi dire, penso questo sia anche un dovere della federazione, farvi dire qual è il veterinario più vicino a voi per fare questa operazione. Grazie a tutti e buona serata.